la penultima puntata di Che Calcio Vuoi? Ovviamente Ternana ormai salva e tranquilla è andata a fare un po', diciamo, uno scherzetto tra virgolette al Lanciano proprio a tempo abbondantemente scaduto. Questo 1-1 che mantiene comunque, possiamo dirlo goliardicamente e simpaticamente, ancora un obiettivo vivo, quello della cena promessa da Mister Breda. Ovviamente sarà una puntata molto particolare quella di questa sera, come nel nostro costume ovviamente parleremo un po' della partita, parleremo della situazione in generale, ma parleremo soprattutto, visto che abbiamo un ospite molto particolare, di lui, ovvero del nostro mitico portierone, ormai idolo dei tifosi rossoverdi, Luca Mazzoni. Benvenuto. Grazie. Ciao Luca, veramente ci tenevamo in maniera particolare ad averti con noi, perché qui tra di noi ci sono dei tuoi fan sfegatati, diciamolo pure tranquillamente, così come dei fan sfegatati hai tra il pubblico rossoverde. Vi ringrazio. Tuo fan sfegatato è anche colui che ti siede accanto, ovvero Gianluigi Manini. Fan, però plurale fans, eh? Fans, sì, è vero. Hai fatto bene a correggermi, perché mentre lo dicevo lo pensavo che avevo fatto un errore, però insomma ci voleva che me lo facesse notare. Tanto io sono sempre simpaticissimo. È vero che sei un grande sostenitore di... Ma me l'hai messo in bocca tu, sì, insomma, i portieri in genere sopra i 25 anni, io non è che... Però, no, scherzo, invece... Ti vuole far arrabbiare, eh? Dovrei dire... Apposta, Al di là del valore in campo, quello che è contato quest'anno, che ci è piaciuto, perlomeno a me, ma penso a quasi tutti, forse non a tutti, però a quasi tutti, è l'attaccamento alla maglia che abbiamo visto crescere in Mazzoni durante il campionato. E questo, di questo e d'altro parleremo ovviamente. Fammi presentare gli altri due amici sul versante alla mia destra. Uno ormai avete imparato a conoscerlo, ad apprezzarlo, è insomma ormai diventato il nostro tattico doc, ormai con che i suoi schemi. Gianni Giardinieri, bentornato. Ciao Olivia, buonasera a tutti. E abbiamo pescato un altro autorevolissimo come Gianni, membro del forum www.rossoverdi.com, anche lui però io lo devo dire, io... Lo vorrei mantenere in incognito, fate voi, se poi alla fine azzeccate chi può essere, buon per voi, però io non lascio questo velo di mistero. Il suo nome vero è Alessandro Mazzei. Al secolo. Benvenuto, è la prima volta che viene nei nostri studi. Buonasera, contentissimo. Tifosissimo, da anche buon di... Ternano. E... Di Luca. No, di Luca assolutamente no, anzi a me non piacciono i portieri, lui non piace perché non ha personalità, non è bravo sui rigori, quindi da buon utente del forum uso la psicologia inversa e quindi direi che speriamo che non rimanga. Ecco. C'è un discorso su questo, bisognerebbe spiegarlo. Sì, ovviamente, ho caricato per quello, non mi permetterei mai. Dopo ve lo spieghiamo. Allora, vi dico subito una cosa, parleremo molto rapidamente, così a volo d'angelo, con due o tre temi molto rapidi della partita, perché poi ovviamente, come vi dicevo, ci soffermeremo un po' su Luca Mazzoni, su questa stagione e quant'altro. Ma cominciamo, insomma, a vedere quello che è successo sabato, insomma, contro la Virtus Lanciano, perché era una partita, insomma, che per quello che riguarda la Ternana poteva dire poco o nulla, no? Nel senso inutile. Che direi nulla, a parte la cena di Breda, la cena del mese, che ormai comincia a temere seriamente di dover mettere mano al portafogli. Sì, bisognerà trovare anche un giorno poi per fare la padà, perché se poi finisce il campionato e ci mandano a casa, secondo me la scommessa l'ha fatta apposta. Come si fa? In qualche modo si fa, eventualmente se vinciamo lo portiamo giù venerdì sera direttamente da qualche parte. Ma non ci provi a Mister Breda a fare il furbo, eh? Cioè, a parte adesso, vabbè, si deve giocare anche l'ultima partita col Brescia, però lei non ci provi, questo è un documento che noi tireremo fuori. A proposito invece della partita, Breda è il cambio che non ti aspetti, nel senso che un po' tutti, diciamoci la verità, quando a Lanciano abbiamo visto... È vero che c'era stata l'espulsione di Gonzalez, eccetera, però entrare Valiant, tutti quanti dicono come, perdiamo, noi vogliamo sempre comunque, no, recuperare quando siamo in svantaggio.
E insomma, il cambio di Valiant, l'ingresso di Valiant, non ci sembrava proprio l'ipotesi più naturale, per così dire, in quella situazione. Invece, guarda un po'. Per una volta che ci ha azzeccato, voglio dire. Però... No, dico, per una volta che ci ha azzeccato. No, ma secondo me era anche logico, invece, però, a parte gli scherzi, perché eravamo rimasti in 10. Poi ce lo facciamo dire. Eravamo rimasti in 10, è uscito un difensore centrale, ha messo un difensore centrale che però sa anche proporsi al centrocampo. Cioè, per una volta che invece, secondo me, l'ha fatto logico il cambio, era giusto. Cioè, se perdi e sei in 11, dice, sa, entra Valiant, non ha senso. Secondo me ha un pochino ricomposto l'assetto della squadra mettendo Valiant, non era un errore. Certo, lui ci sta perdendo, a parte che la sconfitta non era un dramma alla fine, no? Non succedeva niente, pazienza. Lui ha rimesso in campo la squadra come doveva essere rimessa, uscito Gonzalez, ha messo Valiant sulla linea dei difensori, ma poi Valiant è anche uno che sa anche proporsi al centrocampo, quindi ha cercato un po' di ricostituire la parità numerica. Quindi mi sembra cambio proprio... Senza tu, cioè... Luca, che dici tu? No, io sono d'accordo perché però... francamente eravamo anche in un momento dove si faceva fatica. No, non è che si faceva fatica, avevamo un ragazzo che comunque era al debutto, certo. C'era Janssen che non stava benissimo, non aveva giocato perché comunque non era al massimo, e magari rischiare quando mancava ancora un quarto d'ora alla fine, mi rischiavi di prendere anche mano. Grazie. Un'imbarcata, invece secondo me ha cercato di rimanere in partita, poi sai, a volte vedi i cambi alla fine ha fatto con lui, quindi è stato però su 1-0 è logico, perché devi prendere 3-0 per dire no, però posso dire anche una cosa, poi mi faccio dire se è vero. Io devo dire che Breda quest'anno ha denotato una caratteristica anche fondamentale, che è un colpizio di fortuna in certe situazioni che non guasta, no? Nel senso che magari anche contro logica a volte. Stavolta no. Sai, poi alla fine bisogna sempre un po' valutare se è fortuna o è qualcos'altro. Chiaro che poi gli allenatori sono sempre in discussione, però io sono abituato a vedere, a tirare le somme a fine campionato, se si è raggiunto l'obiettivo o meno, in che modo l'hai raggiunto poi... Conta poco, francamente. Scusa, tanto per precisare le cose, perché sennò sembra magari Mazzoli non ci ha visto mai, cioè questi sono critici di Breda. Abbiamo riconosciuto a Breda molti meriti. Uno è quello di aver preso la squadra con un punto in un momento difficile e ha ricostruito l'ambiente, diciamo. E poi ha giocato anche bene questa squadra in qualche partita, ha combattato lo spogliatoio, ha dato una fisionomia ben precisa a questa squadra. Quello che gli abbiamo rimproverato durante il campionato spesso sono stati dei cambi non proprio secondo noi azzeccati. Stavolta, per esempio, Livia si riferiva al fatto che Gondò, quando è entrato col Trapani, tutti con le mani sui capelli, poi ci ha fatto il gol, per dire. Succede. In questo caso, però, secondo me il cambio era logico, che poi dopo Valiant segnasse, secondo me non se l'aspettava nessuno, neanche Breda o un parente di Breda. Però invece questo ha fatto gol, e bene, però non era quella la logica. Però Martin, c'è il tattico che ti vuole rispondere. Beh, Martin però è anche uno che segna diverse volte. In quelle situazioni anche Cagliari alla fine 94esimo è un giocatore che si inserisce bene, punto della gestione poi Toscano sì, anche l'anno scorso mi sembra che ha fatto un paio di gol. È un ragazzo che a Como ha preso la traversa, ha rischiato di far gol, è uno che ce l'ha ce l'ha quei colpi, tra l'altro si inserisce bene anche proprio sulle ribattute, è uno che va sotto al portiere, quindi insomma, ci poteva stare la gara, come diceva Gigi, non è che aveva tantissime cose da chiedere. Quello che abbiamo in questa trasmissione detto tante volte è che forse il mister, giocando sempre con lo stesso modulo, con lo stesso schieramento, si è tolta, diciamo, la possibilità magari a volte di farci vedere un bel centrocampo a tre, di farci vedere due attaccanti insieme. Questo è un altro discorso. Perché anche nella partita di sabato siamo partiti un po' in maniera differente, poi magari Luca ce lo confermerà, perché abbiamo cominciato con, tre centrocampisti, con Zampa che stava un po' più basso di Valumbo, ecco, lo vediamo dalla grafica, di Busellato, si metteva davanti alla difesa. Poi però dopo una decina di minuti, diciamo che il mister ha rovesciato un po' il triangolo, ha messo Valumbo a fare sostanzialmente trequartista, la mezzala dietro al Ceravolo, e per poi finire il secondo tempo con un 4-4-2, diciamo, abbastanza scolastico, in modo tale che Avenatti potesse far coppia con Ceravolo. Mi pare che quello è il momento che abbiamo giocato meglio. Sì, infatti, ecco, ci arrivavo. Diciamo che nella mia considerazione personale la squadra renderebbe di più con una mediana a tre, però, ha detto bene Mazzoni, l'importante è che porti a casa la salvezza,
La Ternana ha una partita 50 per fare punti dignitosissimi. La Ternana ha soprattutto una partita per fare 53 punti, che penso sarebbe il miglior risultato da quando siamo tornati in Serie B. Non so se una volta l'abbiamo fatto. Penso. Con Toscano forse aveva fatto 50. Con Toscano fatto 50. Comunque sarebbe un discreto risultato. Meno, no? Che dice Alessandro? Sì, sì. Buono, a me devo dire, con la forza proprio dei nervi rilassati, ho visto la partita con Lanciano con piacere, anche perché ho visto una squadra che comunque ha combattuto, quindi a me piace. Tutto nella ripresa, diciamo, sì, no? Devo dire, visto che da buon tifoso della Ternana sono abituato, come si dice, che a noi non ci regala mai niente nessuno, io sono dell'idea che più le partite si giocano e più sono belle, quindi secondo me abbiamo fatto una bella figura. Purtroppo indirettamente abbiamo finito per favorire magari dei nemici un po' storici, però alla fine tutte quelle che stavano sotto e abbiamo fatto un favore, però alla fine a me è piaciuto questo. Sul fatto del cambio, io quello che ho visto, ovviamente non sono bravo come Gianni, al quale anche sul forum chiedo consigli ogni tanto di tattica, fa capire. Però no, ma è in privato, quindi e quindi volevo dire, ho visto che Breda comunque nei cambi è molto schematico, se si può dire, nel senso che molto spesso a difensore mette difensore, cose così, quindi l'ha detto lui stesso poi, mi sembra, sull'intervista dopo, che aveva voluto ripristinare la continuità dietro dei quattro, sì, mettendo poi, mantenendo un equilibrio per rimanere mettendo in partita, poi Valiant. Il problema dello schema del 4-2-3-1, se posso, è, non piace neanche a me come idea di base, ma in nessuna squadra. Poi ovviamente se ti chiami Manchester City è un altro conto, e ti chiami forse magari che altro, il Barcellona è diverso, però con tutte le mezze punte alla fine secondo me è anche problema, e con le mezze punte e col tipo di centrocampisti che abbiamo, ecco, forse il 4-3, ma se no non è tanto semplice secondo me trovare la quadratura poi dei giocatori che voi faccio che rispondere hai. Tra l'altro poi volevo dire, diciamo, i centrali ce li avevamo, perché con chi è partito con Santa Croce e con Sernicola ai lati, no? Sernicola, tra l'altro, che lui è centrale, che va è. Bene. Hai detto una cosa qua, abbiamo anche un titolo proprio su Sernicola, perché lo chiedo anche a Luca, insomma, no? Giocavo a bene. Luca Mazzoni. È stata una sorpresa del finale di campionato questo ragazzo, che tra l'altro ha giocato bene anche in un ruolo particolare, perché lui essendo un destro ha giocato bene anche a sinistra, insomma. Un po'. Sì, lui è un ragazzo molto, molto particolare, il mister ultimamente giustamente ha cercato di trovargli una collocazione che potesse, dove potesse metterlo in campo, perché sto ragazzo a ora secondo me non c'ha un ruolo ben definito, e probabilmente il mister gliel'ha indovinato, perché secondo me lui può far bene il terzino, perché ha una gran gamba, è molto attento, è un ragazzo che si è fatto trovare pronto. A me quello che stupisce di Sernicola è che non ha avuto proprio nessun tipo di contraccolpo, né positivo né negativo, cioè è andato in campo come se sereno, molto sereno, tranquillo. Sai, a volte te ne accorgi quando sei più vecchio che il ragazzo sa che deve giocare, che magari invece lui proprio sai, quindi questo è un bene, sì, c'è una bella personalità il ragazzo, mi ricorda molto Grava, ex Ternana. Gianluca Grava, sia come, diciamo, aspetto fisico, come caratteristiche fisiche, come diceva Luca, c'ha una bella gamba, forse sì. E poi è uno che Grava era uno tosto, giocava, ti dico, sì, sesta, sinistra, centrale, ragazzo giusto. Ma sto ragazzo ha fatto anche il centrocampista, mm-hmm. Cioè in primavera ha giocato diverse partite anche al centrocampo, e anche quindi lì se la cava benino, ha fatto praticamente quasi sempre il centrocampista, e quindi vuol dire che è un ragazzo molto anche intelligente tatticamente, perché veramente comunque è esordito tra altre cose contro anche un giocatore che è anche abbastanza bravo, perché quando le ha messo Mario Lungo da quella parte che l'andava un po' a cercare, perché magari nella sua testa Lanciano pensava che da quella parte potesse attaccare di più, invece è stato bravo, poi ha spinto, insomma, non l'altra ha avuto volta paura, ha preso anche Ragusa, poi l'altra volta è entrato molto bene, mezz'ora ha giocato, no? Sì, ma quelle cose che vedi proprio non a colpo d'occhio, perché non c'ho quella presunzione, però col Cesena appena entrato ha fatto quell'anticipo, un anticipo di testa sulla tre quarti nostra sotto la ovest, c'aveva Ragusa proprio di personalità, cioè è entrato proprio convinto di personalità, di testa, secondo me una stupidaggine, però ha fatto vedere che è entrato in partita bello carico. Senti, se gli dovessi dare un consiglio guardando lì, che gli diresti a Leonardo, mi sbaglio? Sì, no, ma a Sernicola, no, ma
guarda, ti giuro, è un ragazzo che mi ha stupito, perché non credevo che potesse entrare con quella personalità. Con quel sì, proprio veramente. L'unico consiglio che avrei voluto dargli è quello di stare tranquillo, ma non ce n'era era bisogno. Più tranquillo lui di tanti altri, quindi. Quindi va bene così, vado avanti così. Vai avanti così, è detto insomma da Luca Mazzonese. Oh, qui abbiamo parlato una cosa positiva. Io, scusate, siccome io sono un po' una zanzarella, cerchiamo anche un po' il lato negativo, no? E poi archiviamo il discorso partita. Che secondo voi che può essere? Il gol, solito. Il diciamo, solito gol, Luca, ne abbiamo già parlato, ti ha fatto la domanda... l'amico Ivano Mari, insomma, che saluto, ho sentito anche la sua intervista, perché era inevitabile insomma farti questa domanda e farla anche ai nostri amici qui in studio, perché obiettivamente quest'anno credo ne abbiamo presi più di 20 errori, 22 se non ecco, su calci piazzati, ed è sicuramente una cosa su cui riflettere un pochino. Beh, sì. Di lavorare anche per il futuro, sperando insomma che in questa scuola ci sia una base solida su cui no, lavorare. Per il futuro vediamo, bisogna vedere che ci sarà di questi. Però comunque una riflessione. No, una riflessione sicuramente. Il problema è che ci lavoriamo e noi dedichiamo praticamente un giorno a settimana, che è quello del penultimo giorno della partita, solo a calci piazzati. E viene da ridere che magari ne battiamo 5-5-5-5 e non facciamo gol. O probabilmente ci alleniamo male perché quelli che attaccano non riescono a metterci in difficoltà. Sono anche diversi poi quel che abbiamo preso, perché quello di Lanciano per esempio non è un gol preso perché sei a zona, quello è comunque un modo di difendere, ecco. Usano tutte le squadre, fai una linea lì, però devi scappare prima, non siamo proprio scappati. Infatti non si tratta di zona un uomo, quello è, secondo me è il livello proprio di attenzione che da questo punto di vista momento. No, secondo me noi in quei momenti lì non ci rendiamo conto che sono determinanti. Caliamo d'attenzione, abbiamo preso dei gol che obiettivamente facciamo anche fatica anche a giustificare. Sul gol c'era su Marilungo, che aveva di fianco Ceravolo e Zampa. Sì. Quindi non è poi Zampa è uno salto. Sì, però al di là di stavolta che magari la Ternana. Io per esempio finisce poi. Coglierei l'occasione per chiedere a Luca questo. Ho notato tante volte sui piazzali, al di là diciamo della difesa zona, no? Che dalla Spezia all'andata che sarà un po' criticata. Avrete cominciato a giocare così. Perché è una scelta del mister quella magari l'hai chiesto tu di mettere un centrale difensivo sul palo sui calci d'angolo? Anche a Lanciano ho visto che Gonzalez andava sul palo. No, sui calci d'angolo ti dico la verità, inizialmente avevamo pensato di mettere Ale perché giocavamo con Felipe anche, che andava a prendere la seconda linea che ci dava. Felipe ci dava una grossa mano. Questa riflessione l'hanno fatta anche noi quando poi abbiamo cominciato a giocare solo con Fabio, che comunque a livello anche di centimetri per la zona Felipe ti veniva a mancare. E effettivamente un po' di centimetri le perdevi. Però Ale lì è uno che dà una grossa mano perché riesce ad attaccare bene la palla. Noi non è che abbiamo grosse alternative, quindi abbiamo preferito lasciarci lui e non perdere qualcosa. Oltretutto poi è venuto a mancare Gigi, che inizialmente doveva essere quello che andava sul palo. Quindi a volte siamo stati anche un po' forzati nelle scelte. Così nella mischia perdi un po' di centimetri. Sì, non siamo una squadra... Fisicamente molto, cioè potremmo esserlo, però per come abbiamo giocato ultimamente non siamo una squadra che dà tanti centimetri agli avversari. Però è anche vero che a volte prendiamo il gol che la palla è quasi rasoterra, quindi secondo me è proprio un atteggiamento sbagliato che abbiamo. E si è preso anche gol tante volte da giocatori molto liberi, diciamo, no? Quelli, quindi sì, quello sì. È... Infatti non è tanto zona uomo, il problema, a parte uomo magari l'uomo sei tentato, lo prendi più stretto in genere. La zona si può fare bene, metti due linee, metti una linea, cioè fai il castello, cioè puoi fare quello che ti pare. Come ha spiegato giustamente. Però comunque sia, non è che devi rimanere piantato come il biliardino, comunque sia quando uno si avvicina bisogna che lo segui un attimino. Certo. Invece noi spesso, oppure magari qualche volta abbiamo messo il giocatore sbagliato nel posto sbagliato, tipo Signorelli alla Spezia lì col Calaiò, cioè... Ecco, la Spezia appunto secondo me a uomo è meglio, perché l'uomo giusto va sull'attaccante che salta meglio. Sì, Invece con la zona ti girano intorno e poi dopo ci lavoreranno. Il Lanciano c'ha anche parecchi difensori centrali alti di difesa, c'aveva parecchi ne anche per questo che secondo me Avenatti avrebbe dovuto giocare sempre comunque. Ma mo vedremo. Facciamo fare.
Allora, io archivierei la parte, insomma, della, sì, della partita, perché insomma abbiamo parlato e abbiamo detto alcune cose. Abbiamo detto di chiedergli la faccia dei giocatori del Lanciano alla fine della partita. E chiediglielo. No, non mi so sembrare che siano arrabbiati. Io aspettavo di vedere il fischio finale, vediamo questi mo si arrabbiano, fanno un casino. Invece non mi è sembrato. Beh, ma secondo me c'è un po' presa. No, sarà presa. Presa sarà presa. Non ti dico dove sarà sorpresa. Vabbè, ecco, a parte quello. Quello sì. No, nel senso, cioè, obiettivamente noi abbiamo fatto la nostra partita. Io mi metto nei loro panni. Ci sono passato proprio a Terni 3 anni fa. No. Al 90esimo abbiamo preso di rovesciata da Calcura, se non sbaglio. Sì, però lì a Ternana ancora qualcosa si giocava stavolta proprio. Sì, no, ma a parte il fatto che personalmente secondo me è giusto giocarsele tutte, anche perché poi ci sono passato dall'altra parte. Un po' in corsa a Livorno, quello sì, no, no, ma quello non lo nego, cioè, nel senso, per me era una partita che hai fatto quelle due parate strepitose anche per la tua squadra. Quello è normale, che se ci sta a fare un favore a Livorno o a Lanciano, preferisco fare a Livorno, anche perché fare un favore a Lanciano non si poteva fare perché ci giocavamo contro. Noi abbiamo fatto il massimo, loro hanno francamente buttato via la partita, perché poi hanno fatto un fallo dove a 40 metri dalla porta mancava 10 secondi, insomma, hanno sbagliato un paio di gol, quindi secondo me era anche giusto che se la rifacessero un po' fra di loro. Più che altro il pubblico si è un po' lamentato, ma se poi ci si chiede perché in Italia magari facciamo tanti discorsi e poi il pubblico se la riprende con noi, cioè riprendetevela con i vostri. No, perché la Ternana ha fatto il suo, magari altre squadre non lo fanno, capisci? Cioè, il discorso purtroppo è quello. Sì, no, ma quello è anche vero che io gioco una Ternana e io ci tengo a fare il mio fino alla fine, anche perché lo sai che tanto è inutile prenderci in giro quando ci sono quelle partite, poi se sono tornati di ingrandimento e cioè, ogni minima cosa, ora quindi ognuno va per la sua strada, è giusto così, lo sport deve essere questo, e questo è un grande insegnamento, insomma, quello che... Voglio adesso lo dicevi se non eravamo il Lanciano, Livia? Comunque, no, non l'avrei detto, sarei incarognita proprio nera, vabbè, io sono tifosa, una giornalista tifosa. E parliamo di Mazzoni, questo giocatore straordinario, io devo dire che quest'anno è... Non è una sorpresa, perché Mazzoni, insomma, è uno che ha una carriera, ha dei campionati vinti, ha una carriera che è sotto gli occhi di tutti. Mazzoni, però, dobbiamo dirlo, c'ha veramente un carattere da capitano, senza offendere nessuno, nessuno si offenda, però noi tante volte l'abbiamo detto e voglio fare intervenire voi tifosi, perché è così vi definisco. Luca Mazzoni è, noi l'abbiamo definito più volte, il capitano in pectore, ma non nulla togliendo all'amico Gigi Vitale, che tra l'altro insomma ha fatto un campionato straordinario, secondo me la fascia gli ha dato anche uno sprint in più, al di là della parentesi dell'infortunio, né a chi l'ha sostituito, cioè a Ceravolo, che anche lui ha fatto un campionato eccezionale, però insomma il piglio, il carattere e alcuni episodi chiave in cui Mazzoni è intervenuto, secondo me mi fanno dire che c'ha veramente il carattere da capitano. Voi che dite? Beh, assolutamente. Io l'ho apprezzato in parecchie situazioni, il rigore contro l'Entella. Mo lo rivediamo pure. diciamo le paroline che immagino gentilmente avrà detto ad Ardemagni, ma lui mi piace moltissimo, perché credo che si sia rimesso in gioco dopo Livorno e cercava anche, diciamo, no, la possibilità di far vedere che anche fuori dalle mura domestiche, diciamo, era un gran bel portiere. In effetti ci ha confermato questo. Quando è arrivato in città, diciamo, nelle primissime apparizioni, non credo che abbia avuto una critica bellissima dall'ambiente. Questo a maggior ragione gli va dato merito. C'è stata perché... forse una diffidenza iniziale, sì, ma superata veramente ma questa molto, è molto la dimostrazione presto, di una persona che ha un carattere forte e che nelle difficoltà non si abbatte, ma anzi riesce a venirne fuori. Guarda un po'. E a tirare fuori il meglio. Ecco, no, intanto scusate, ma noi stiamo rivedendo anche le immagini del rigore
straordinario parato da Luca a Caputo, no? È anche una bella parata da Chiavari. Chi era il suo genio dell'arbitro? Chiffi. Era Chiffi. C'è lo stai che gli ha detto, perché lì abbiamo dato più interpretazioni. No, vabbè, a parte che queste, secondo me queste l'ho detto a lui. Poi le altre cose lo conosco, perché questo è di Padova, quando era a Padova si allenava con noi. No, gli ho detto, questo è un episodio secondo me clamoroso, nel senso ha dato un rigore che era, ma ce ne siamo accorti proprio subito. Ce lo ricordiamo, praticamente lui ha detto che Gondou aveva cinturato, chi era? Ma chi era? L'attaccante di loro aveva fatto un fallo incredibile, che lui ha voluto vedere solo la parte finale, perché la verità è quella, ha voluto vedere solo la parte finale. Secondo me si doveva far perdonare la Farina, che era in tribuna, il calcio di rigore. Non lo so, comunque ha dato un rigore che secondo me, uno, perché noi obiettivamente le ci giochiamo tanto, cioè noi se perdiamo quella partita lì possiamo andare in difficoltà. Se tu non puoi dare un rigore del genere, e oltretutto questo il sabato dopo ha arbitrato, perché a me quello che fa arbitrare, fa arrabbiare, è che il sabato dopo arbitra. Era il premio quello. Comunque, vabbè, gli ho detto dalle un altro. Ah, gli ho detto dalle un altro. Allora avevo capito bene. Ma questo vuoi Serie A? Questo vuoi Serie A? No, ma tra l'altro c'è stato un altro episodio, perché poi, se non sbaglio, tu sei stato ammonito, è stato ammonito anche Coppola, no? Nell'episodio. Sì, mi sembra. Coppola è andato lì e gli ha detto, perché era veramente assurdo, nessuno capiva perché avesse dato questo rigore. Credo che neanche voi all'inizio aveste capito. E Coppola gli diceva, ma chi? Dimmi chi? Sì, dimmi chi. Ma mi ricordo anche la risposta che gli ha detto quello verde. Ha detto quello verde. Quello verde gli ha detto? Infatti, vabbè, dai, sorvoliamo, perché veramente. Meglio non parlare. Certo, quest'anno abbiamo visto cose un po'. Ma io non. La malafede no, però secondo me ci sono dei momenti che saranno stanchi anche loro, a volte magari vanno fermati, come sono stanchi i giocatori, ma probabilmente sono stanchi anche loro, a volte andranno fermati, perché si vede delle cose. Io mi ricordo per esempio Lentella che va a Latina al 90esimo, un rigore netto per il, ma clamoroso per il Latina, non dato, proteste, perché giustamente protesti, perché non puoi non protestare, due espulsioni per il Latina. Ci dovrebbero pensare anche loro, che ogni tanto poi qualcuno oltre a loro si gioca qualcosa di importante. Però gli arbitri sono questi. Tu mi hai detto una cosa sulla cosa delle proteste, su cui noi abbiamo un po' dibattuto, no? Nel senso che è vero che la Ternana ogni volta che poi si protesta si becca l'ammonizione, l'espulsione. E tu hai avuto la dimostrazione. Però è anche vero che io più volte ho sentito quest'anno, e ditemi se sbaglio, anche voi intervenite, ragazzi. Non parla sopra io. No, ma tante volte io quest'anno, vedendo anche le partite su Sky, eccetera, no? Ma non solo quelle della Ternana, anche delle altre, ma anche della Ternana. Pare che se uno non protesta il rigore non viene dato, dice allora non era rigore perché non hanno protestato. Questa è una regola che va. Scusa, Erika, ve lo dico una cosa. Noi abbiamo detto tante volte delle proteste. È vero che il giocatore è andato, però ogni volta che protesta. Allora, adesso devo precisare una cosa, perché Mazzoni sta qua. Non voglio metterlo. Allora, lo sto dicendo io, a chi ci guarda. Dico, Mazzoni non ha detto niente, lo dico io. Purtroppo, secondo me, è in generale l'atteggiamento della classe arbitrale di Serie B verso i colori rossoverdi non è favorevole. Adesso io il motivo non lo so. Io lo so. Sì, però non esageriamo. Vabbè. No, non lo so io. E allora dico che quel rigore che ci ha dovuto dare questo povero disgraziato di Chiffi, con Farina in tribuna, questo che come faceva andare? Perché ricordo, era troppo evidente. Scusa, era un genere di due. Lo ricordi rigore, no? Clamoroso, infatti, però secondo me Chiffi ha detto tranquilli, che mo ve lo do. Infatti, la prima occasione gliel'ha data. Gliel'ha detto proprio. E il sabato dopo arbitrato, ma quello ha vinto il premio. Cioè, il premio purtroppo è stato, se l'ha detto, il primo rigore che si dà a Ternana non arbitri più, e invece lui ha subito rimediato perché se ne è inventato uno per Lentella. Questo è il discorso, perché è chiaro e evidente che non ti puoi inventare un rigore del genere dopo quello che hai detto. Malizioso. E abbiamo visto più volte durante il campionato, lo sto dicendo io, mi dispiace che Mazzoni è presente, ma Maria Stuzzica, durante il campionato, gli stessi episodi. No, vabbè, ho capito, però lui è tesserato. Allora dicevo, stessi episodi, tipo proteste, cioè Troiano per dire a Chiavari con l'arbitro ci mancava. Che se lo pigliava sulle spalle e se lo portava via, perché gli ha fatto di tutto. Non ha mai c'è un modo per sistemare tutto. Intervista obbligatoria all'arbitro a fine partita. Questa sarebbe una bella cosa. Li fai vedere. L'intervista, secondo me, all'arbitro deve essere obbligatoria. Perché comunque li fai vedere un episodio e lì è anche corretto che uno dica: posso aver sbagliato. Perché poi. Chiffi poi l'ha detto che aveva sbagliato, però andando di rigore la è normale, però come dici tu, se perdiamo quella partita come la vedresti tu la Mugliola in campo? La Mugliola in campo è giusta per episodi come questo,
quando l'episodio è eclatante si prende la decisione guardando il video. Se l'episodio è dubbio anche guardando il video, va bene la decisione che è stata presa. Perché, ma non è una cosa difficile, cioè, è una cosa di cui se ne parla non so mai da quanto tempo, ma ci vuole niente a farlo. Costa molto meno dei sei arbitri che abbiamo. Beh, la Serie B dovrebbe esordire proprio nel prossimo campionato con la moviola in campo. Teoricamente sì. Ma quello purtroppo lì l'arbitro stava dritto, quindi... Cioè lui dice che era convinto più così, cioè, più di così stava lì, capito? Sentite, quindi... tu prima hai fatto un riferimento a proposito di Mazzoni a un altro episodio che era quello di del simpaticissimo Ardemagni. Sì, un simpaticone. Anche quello è stato un episodio in cui tu ti sei guadagnato veramente ti sei meritato così, come dire, l'affetto dei nostri tifosi, perché come tirava proprio. No, ma c'è una cosa. Cioè, si racconta. Per l'amor del cielo, il derby è sentito, uno scontro, però a me quelle sono proprio le cose che mi danno fastidio, ma perché, oltretutto, sai che è una partita delicata, e non solo per noi in campo, sai com'è andata, oltretutto, all'andata, che insomma... te lo sei preso, ci provi clamorosamente in una maniera assurda, spudorata, diciamo. Proprio perché questo è stato proprio spudorato, ancora di più di quello dell'andata, e poi lui ha un atteggiamento in campo, perché sa che comunque nessuno in campo gli può fare qualcosa, che è irritante, secondo me a volte dovrebbe stare al posto suo. Poi è un giocatore, guarda, pensa cosa ti dico, secondo me questi giocatori in certe partite ti possono anche dare una grossa mano, perché quello è vero, però è fastidioso, ci vuole anche un minimo di correttezza. Poi lui in questa partita qua ha fatto una delle cose più stupide, penso, non in questa partita, nel derby dell'anno prima con Meccarella, ha fatto una delle cose più stupide, più brutte che poi fa a un giocatore che poi è al tuo stesso livello, non è che tu sei un fenomeno sceso di categoria, anche perché fenomeni queste cose non le fanno. Appunto. C'ha questo atteggiamento. Qui pure io non me ne ero accorta, ma rivedendo le immagini. Sì, sì, non ho messo le mani in faccia un'altra volta. Ha manata in faccia a Meccariello. Comunque l'ha andata pure l'atteggiamento. E Meccariello lì si è cavolato, non c'è malaccio. Diciamo, sì, poi purtroppo se prendi una scarpata e ti fai male, devi anche pagare le conseguenze. Ma tu che gli hai detto quando ti sei avvicinato? Io ho detto che se li fischiavano il rigore ammazzavo. Hai capito perché i tifosi lo amano? No, ma a parte i tifosi, è un discorso proprio perché è irritante. Non lui, ti amo. No, vabbè, ma... Nonostante questo ti dico, è un giocatore che in certe partite vorresti magari avere dalla tua parte, anche se poi... Però un paio di cazzotti sulle reni, sui calcio d'angoli si danno tranquillamente. Sì, vedi, lui c'ha una fortuna, secondo me, che io in discoteca non ci vado, non vado fuori, non frequento, perché questo secondo me è uno che se lo trovi in mezzo di strada è il primo a venire a salutare, perché non è un leone, non è uno che si sta fuori, però un cazzottino sulle reni si dà. È uno che si trova in mezzo di strada, mica ti viene lì e ti dice: oh, com'è andata? Non è andata. O se anche sia un bravo ragazzo, ma no, ma sicuramente alla fine è un bravo ragazzo. Alla fine gli è andata bene. È uno che magari ha bisogno di questi atteggiamenti per far vedere. Quindi sarà il prossimo centravanti della Ternana. Ma chi l'ha cercato per venire alla Ternana? Secondo voi? Qui c'era questa, no? Sì, girava la voce. Girava voce. Forse certo, a ritrovarsi una squadra. Ma ce lo dice lui, non ci avrei il minimo problema. Già avrebbe litigato comunque, perché t'avrebbe salutato subito appena arrivato. Che dici tu? No, t'avrebbe salutato subito, dicevo, appena arrivato, per il discorso che diceva il primo che ti viene a salutare, t'avrebbe salutato subito. Per carità, la malizia in campo ci vuole, perché mi ricollego un attimo pure al discorso del capitano. Qualche domanda, del capitano in pectore. Sì. Tante volte io con i ragazzi allo stadio, insomma, ma anche con i ragazzi sul forum, parlavamo della mancanza, ecco, di malizia, di, diciamo, di testosterone, no? Dei giocatori in campo, quindi la malizia che ci può mettere un simile Ardemagni, perché Ardemagni, per carità, è importante, soprattutto in un campo come la Serie B, dove gli arbitri molto spesso con occhio vedono e con quell'altro non vedono, dove non ci stanno mille telecamere come può essere la Serie A, comunque qualche punto in più te lo porta. Poi ci stanno malizia e malizia, ne abbiamo visti tanti, insomma, dei vecchi pirati della Serie B, come si comportano. Giusto. Lui ci mette anche, purtroppo, Ardemagni,
Sì, è più sfacciato e quindi è più facilmente sgamabile, magari tante volte, capito? Sanno altri un po' più. Il mancato trattamento nei confronti di Ardemagni e dei nostri difensori è uno dei motivi che abbiamo. Il discorso una delle cose peggiori che abbiamo imputato ai nostri tu giocatori. Tu dici il derby vinto. Sì, no, ma vedi, come dice lui. Ma no, in generale, questo è uno che, per esempio, come l'arbitro sta girando, gli piandi i tacchetti sulla caviglia e fa finta che è già basso. Sì. Ah, no, forse non conosci Semanini, questo è un piccolo Bignami del calcio. Non è Bignami, questo c'è regola che chi gioca al calcio. Sono sicuro che io dopo la se allora il problema poi smetto di parlare di Ardemagni, sì, esatto. Il problema di Ardemagni è che veramente avesse giocato 10 anni fa finiva poche partite, no, certo. Quella è la verità, la prima a Terni non la finiva, quella è la verità, perché il calcio poi va avanti, c'è tanti ragazzi più giovani. No, insomma, qualche anno fa rischiava di farsi male, perché sì, c'era della gente che vedeva il calcio, insomma, io qualcuno l'ho conosciuto perché comunque cominciava ai 32 anni. Ora magari no, con la malizia non c'è più, ma ti dico che avesse trovato un Galante, Galante è uno di meno, Pasquale, ma avesse trovato un Vargas, no, dico del genere, vedrà che vabbè, certo, ci vuole rispetto per la tifoseria avversaria. Tu non puoi fare quello che hai fatto, è brutto quello che hai fatto dopo, è brutto quello che hai fatto dopo. E poi il derby, diciamo, è una polveriera tra virgolette, quindi devi anche più che il rispetto devi avere l'intelligenza. Un attaccante serio sarebbe dovuto uscire se la nostra squadra avrebbe conquistato un pochino il pubblico dicendo Ardemagni, scusate, bravo, hai segnato, adesso via, esci. Oddio, che botto, se no non finisci la partita, pazzo. No, perché quello abbiamo,